Allora ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video che criccio, anche oggi, ebbene sì. Dunque, come state? Spero bene. Allora, questo video è un po' per parlare con voi, ma anche per tenervi un po' di compagnia, come sempre. Dunque, allora oggi innanzitutto è una splendida giornata, parlava un po' freddolosa, ma vabbè, niente. Quindi, che dire, insomma, è un po' una giornata un po' abbastanza ventilata, non molto, non appena, non c'è manco quasi tanto vento, ma vabbè, come sempre è una giornata un po', adesso non ve la sto a descrivere tutta, però credo che mi abbiate capito, non lo so, non credo. Insomma, da qua non sembra che ci sia vento, ma se andate all'ombra, non dico che si crepa di freddo, ma quasi. E vengono proprio il freddo sotto il seno, sotto il petto, comunque vabbè, dettagli. che dire, allora, ho comprato altri prodottini, ho comprato per farmi un piccolo bottino, direi, vabbè, un piccolo regalino, piccoli così non si può. E ho comprato, no, io non preparo niente, giuro, però è la verità, mi piace preparare, cioè mi piace avere i video così come sono. E mi ho preso solo due prodotti, uno è per le labbra, già si sa, e l'altro è per essere un po' più a posto con la mia persona, cioè un profumo. Volete o non volete, me l'ho preso perché mi piaceva e mi fa star bene. A me i profumi mi sono sempre piaciuti da piccola. Vabbè, da piccola non tanto, non facevano impazzire. Poi qualcosa mi ha ispirato come mia nonna, mia madre, e allora ho voluto anche io come posso dire, approcciarmi al mondo dei profumi. E così è stata ed è. Allora, un attimo solo che me li vado a prendere. Allora, e rieccomi. Dunque, uno è questo, sono solamente due prodotti, ovviamente. Uno è questo qui ed è della Lavello. E mi sembra che sia Blackberry, sì, vegano, vabbè, poco importa, tanto anche se me lo metto non importa. E nulla, non so di che gusto sia. Balsamo labbra, aroma frutta, vabbè, idratazione con tocco di colore, vabbè. Comunque questo deve essere al lampone, dovrebbe essere strabuono perché vabbè, i miei lamponi piacciono da morire. E questo è Lavello, vedete? Già. Non so adesso quanta grammatura vi sia, comunque ci sono ingredienti di origine naturale, c'è scritto qua, vedete? No, non si vedrà mai però, vabbè, dettagli. Poi, come secondis, ho preso un bel profumo della Lujo, eccolo qua. Sì, lo so, è specchiato perché il pack è specchiato. Il pack per secondo, non so se è secondario o primario, aiutatemi voi. Comunque, la scatola, la confezione è questa. Non ve lo apro perché tanto lo aprirò quando sarà il giorno 25 della vigilia di Natale, 24-25, adesso non mi ricordo, sono un po' stordita, ma abbiate pazienza. E questo è il profumo della Lujo che mi piace davvero tanto. E poi insieme ho voluto prendere tutti questi due, anzi quest'altro prodottino, Lavello e il profumino. Adoro tantissimo, sono tutti e due molto belli e tutti e due molto interessanti, direi, come prodotti. Non so se sono validi, ma penso di sì, che siano tutti e due validi, nel senso che l'ho già provato questo profumo e mi piace. Ancora non so distinguere di che profumo, cioè di cosa possa sapere, però sapere nel senso profumo di cosa possa assomigliare a questo profumo, però mi è piaciuto tanto. L'ho usato in profumeria, ovviamente, ad acqua e sapone, perché sono stata ad acqua e sapone. Questo l'ho preso ad acqua e sapone e anche questo, tutti e due, quindi ho fatto un ottimo
un ottimo acquisto, diciamo, da top. Mi è piaciuto tanto. Questo non l'ho ancora aperto, ovviamente. Ma come potete vedere, neanche questo. Allora, vediamo un po'. C'è anche la fragranza olfattiva qui. Gli ingredienti. Sì. Ingredienti. Aspettate un secondo. No, non si vede niente qua. Una mazza si vede. Non lo apro comunque. Cioè, non lo apro perché non voglio far partire il pau e tutto quanto. Comunque, il The Parfum. 50 ml di prodotto. Ecco qua, 50 ml di prodotto. C'è scritto proprio qua, c'è scritto proprio qui, vedete, proprio qua, 50 ml di prodotto. E niente, non ci credete, eccolo qua, riesco a inquadrarlo? Sì, 50 ml di prodotto. Oh, mettimi a fuoco, mettimi a fuoco, mettimi a fuoco. Ok, aspettate un attimo. Allora, l'ho pagato, mi pare, non mi ricordo cosa l'ho pagato il profumo, forse intorno alle 16. Alle 16, ma a volte le commesse mettono un prezzo diverso, ma non me ne importa niente, perché tanto lo volevo acquistare comunque. Perché me l'ha fatto pagare 22 euro qualcosa, se non erro, sì, 22 euro qualcosa. Costava 16,90. O 15,90, non mi ricordo, forse 16, non voglio dire una stupidata. E questo intorno alle 2-3 euro costava, mi pare di proprio di sì, intorno alle 2-3 euro, non di più. Una cavolata, dai, diciamo la verità, ragazze. Poi sto cercando di terminare questa crema qui, questa della Yves Rocher, che ho le mani, non dico disastrate perché stanno migliorando. Però questa di Yves Rocher mi piace davvero tanto. Appena la termino, non so se la ricomprerò perché mia madre mi ha dato altre creme di altri brand, che non so manco che brand siano, ma penso che siano delle buone creme quelle che mi ha dato lei. Quindi questa, come la termino, forse manco la compro. Mi prendo quello che mi ha dato mia madre. Cioè, uso quello che mi ha dato mia madrina, che mi ha omaggiato madrina mia. Questa crema era veramente un bacio, molto buona, tantissimo buona, e soprattutto era bella 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 nutriente, oltre che idratante, top, fenomenale, mi piace davvero tanto. E ve la consiglio perché lascia le mani, vabbè, non è che le lascia tanto, granché, voglio dire, mi spiego meglio, le lascia un po' umide, cioè oleose, ma poi dopo un po', basta, passano 5 minuti che già si è assorbita, quindi top. Non è che è più di tanto, come si dice, impregnata di tanto olio, però quel poco olio che c'è dentro agli ingredienti di questa crema, perché c'è scritto karité e mandorle, mi pare, no? Sì, boh, comunque karité, al karité. E qua c'è scritto che vabbè, non me ne intendo, io non voglio dire castronerie, però è una buona crema e ve la consiglio da morire perché mi piace davvero tanto. Sì, qua vi è scritto che è una lozione corpo, ma io l'ho utilizzata solo come mani. Top. Quindi, questa crema mani da 30 ml è formidabile, molto buona. Poi, niente ragazzi, oggi volevo uscire. Sì, intanto si è chiusa la persiana del. Mi si è chiusa la persiana della finestra, attendete un attimo. Allora, ho aperto la finestra perché così almeno c'è più luce. Non so se si capisce, ma ho lasciato la finestra aperta così la mia camera respira un po'. L'ho aperta anche prima, ma se la lascio aperta anche adesso non succede nulla di male. Cioè, non succede niente, almeno se non entra qualche cosa, qualche vespa, ma spero di no. Perché io non piacciono le vespe, le odio, vero, non fanno male a nessuno, impollinano i fiori, però io non sono un fiore, quindi grazie anche, no? E niente, quindi oggi speravo di uscire fuori di casa, ma
Zero voglia, non lo so perché, ma non me la sento. Quindi a sto punto rimango a casuccia mia. Ebbene sì, mi vedete con questa cipollata qua perché mi piaceva fare. Vabbè, prima l'avevo più giù, poi prima di accendere la telecamera del telefonino, l'ho voluta ripristinare e resettare i miei capelli, pettinarmeli, spazzolarmeli bene tutto quanto, spazzolarli bene, belli pettinarli, cioè dare una bella acconciatura, che poi acconciatura non so se si può definire, però almeno sono più composti che mai. Se sto parlando a voce alta, a voce bassa, è perché non va che mi sentano le altre persone. Vabbè, tanto se esco in giro mi sentono e vedono, e come sarà un fracasso se esco fuori, ovvero sarà un chiasso che non vi dico. Quindi non lo so, ragazze, se uscire o meno. Tra l'altro mi sta rientrando un bel sonno, vabbè, e niente, quindi no, no, non fa, ragazze, c'è il rumore dei muratori, devo chiudere, ho capito, no comment, no comment, ho lasciato aperto e sopportato il rumore dei muratori, ma se no sono costretta a chiudere, vabbè, chiudo la finestra, che meglio va. Scusate, ragazze, mi tocca di stare a finestra chiusa e con le persiane aperte, perché se no la luce, anche artificiale o non artificiale che sia, voglio o non voglio, anche con i muratori che lavorano, poverini, ci manca solo quello, è vero, devono lavorare anche loro, quindi le serve di fare rumore, e vabbè, pazienza. Io ho dovuto chiudere perché sennò col video non sente niente. Anche se attivo l'audio, lo sincronizzo in modo da sentirsi tutto, per carità di Dio. E niente, quindi mia madre mi ha regalato un'agenda insieme a tutte le cose. Non so se avete visto l'agenda. Chi non l'ha vista ve la faccio vedere un attimo. Questa è l'agenda, vedete? Questa è l'agenda. Ed è, non entra neanche lì, ah sì, entra nell'inquadratura. Questa è l'agenda, vedete? Ciao. E nulla. Qua c'è tutto quello che è Take Your Moments. Poi, e vabbè, tante altre cose. Sono pianificare, comunque anche qua c'è scritto di pianificare le vostre idee, o le mie idee più o meno, perché è data a me, quindi in qualche modo devo mettere i miei momenti, no, i miei momenti belli, quello che voglio, insomma, ci voglio mettere qua dentro. Faccio vedere con me, ok? Allora, l'agenda si presenta così, a righe, bella bella, vedete, a righe non quadrate, ma a righe dritte, vedete, così di lato, a destra, bella, mi piace da matti. Ora la richiudo, che c'è il suo bel concetto, vedete? C'è questo, è fenomenale, mi piace come agenda, molto bella. Poi, cos'altro dirvi? Mi ha fatto fare una specie di scheda di cosa per... di scheda, sì, di programma, dico, per organizzare le mie giornate, ma non la sto utilizzando per niente, perché è vero, sì, ci ho messo 2 settimane a farla, anzi a farmela fare, però non me la sento di, non lo so, arrivo alla sera e alla mattina che sono o stanca o faticata o non tanto produttiva, non produco più di tanto, boh, non lo so. Alla sera arrivo che non ce la faccio a fare niente più. Anzi, ieri per di me ne ho lavato i piatti, quindi top a me, fenomenale, brava sono io. Ho lavato i piatti, sono, come dice la grande Stefi, il mondo di Stefi. E dice, sei un tuttofare, brava, tuttofare, più o meno siamo lì, però mi arrangiucchio, mi organizzo nelle cose da fare, anche se non ne ho voglia, tante volte le faccio anche con la forza di volontà.
ripetete insieme a me, brave, con la forza di volontà, perché se no, se non vi aiutate voi, se non ci aiutiamo, scusate, se non ci aiutiamo noi donne, chi ci aiuta noi? Nessuno. A meno che non siamo come delle Wonder Woman, allora vai, che bello, top. Ma se non siamo delle Wonder Woman, facciamo, è vero, sì, non siamo tante le Wonder Woman, ma facciamo quello che possiamo, ovviamente. Un attimo che mi vedo storta qua. Ok, a posto. Scusate, allora, cosa stavo toccando qua? Niente. E quindi alla fine è tutto qua, quello che stavo dicendo fino adesso. Quindi sono contenta tutto sommato di cosa, degli acquisti che ho fatto. Ve li faccio rivedere, anzi solo uno, perché il profumo ce l'avete visto anche tanto, anche troppo, però vabbè, anche troppo no, però questo qua è il più che mi piace. Insieme al profumo questo spero di usarlo tantissimo. Almeno quando lo voglio mettere, voglia di mettere il rossetto, metto questo e sono contenta. Sto ridendo anche quando vi mostro una cosa. Perché? Perché sono troppo felice. Sì, lo so, sono assonnata, ma rido perché meglio ridere che essere troppo. Capito cosa voglio dire? Già, troppo smortizi. Già mi sento smortizia dentro di me, quindi voglio evitare. Cioè, non so adesso quante ne abbiamo oggi. Oggi ne abbiamo? Boh, non importa. Tanto quando io carico il video si vedrà in automatico quante ne abbiamo oggi. E nulla, ragazze mie e ragazzi miei. Volevo fare il letto, ma se faccio il letto vi riesco che mi annoio, va bene, facciamo sto letto. Non so nemmeno dove piazzarvi, ci credete? Boh, adesso guardo. Allora, vi ho piazzati qua, piazzati qui, il telefono, per vedere se si vede tutto. Ok? Non vi spaventate, non è cosa credete voi. Cioè, una mutanda, non è. È il mio reggiseno, quello, cosa leo che vedete lì, quindi lasciate perdere commenti anomali e maliziosi. No, è vero che l'ho detto io, ma non pensate e non fate i malpensanti. A dopo. Vedete? Vedete? Ecco qua. Allora, sto sistemando questo pigiama,
così poi me lo metto la notte. Sto tutto a posto, tanto lo uso, non lo uso, sto reggiseno. Ok ragazze mie, a dopo, anzi adesso chiudo la finestra e come si dice, no non mi trucco, per adesso non mi trucco perché non ho voglia, voglio far respirare un po' la pelle, respirare un po' la mia pelle, poi più tardi se non ho voglia vi faccio un video trucco per le feste, ok? Non lo so, non vi prometto niente perché già c'ho un brufolone qua. Madonnale che mi fa un male cane sul naso, non so come sia venuto, forse è venuto col cioccolato che ho mangiato tra ieri e stamani. Aiuto, va bene, no comment, lasciamo perdere, Emilia, va. Ora vado a aprire la finestra e chiudere le persiane. Eccoci qui, chiuso le persiane, un po' ha respirato la mia camera e adesso, vi dicevo, e adesso, non lo so, penso che vado a farmi qualche altra colazioncina, anzi la colazione l'ho fatta un bel pezzo, ma forse mi mangio qualche altra cosa, non lo so, ho una fame buia, anche se sono dimagrita e tutto quanto, ho fame, va bene. Forse mi conviene aspettare al momento, già. La crema che mi dicevo da prima, aspettate, ve la vado a prendere. La sto estraendo da qua, Sarebbe una di queste che non so se sia aloe vera o cosa. Ma comunque una di queste dovrebbe essere. Questa qui al karité. Sì, burro di karité. Questa qua. Non so se ho preso questa. No, ho preso l'altra. Comunque questa è... Non me lo dice. Ah, cocco al burro di karité. Cocco al burro di karité. Ho preso l'altra. Vabbè. Comunque, una equivale all'altra. Basta che mi idrati e profumi le mani. Molto buona questa, sì. Vedete? Già. Adoro queste creme così, tutte che hanno questo packaging così bello, colorato e lussuoso. Che è una cosa pazzesca, ragazze. Troppo belle, mi piacciono da matti. Queste creme, va bene, no comment. E niente, questa c'ha, quanto c'è di prodotto? 12 mesi di power. Allora, 75 ml di prodotto. Benissimo, benissimo. Adesso questo ce lo metto dentro e la metto a posto, perché per il momento preferisco tenermi l'altra che ho finché non la finisco. Ciao. Ok ragazze, va bene? Ciao. E niente ragazze, questo era tutto. Non lo so, stavo pensando di continuare a fare qualche altro video, ma al momento non lo so, non vi so dire. Sto pensando di fare i video dei preferiti? No, l'ho già fatto, non importa. Video dei bocciati, non ho un bocciaterrimo, quindi non lo so. Boh. Va bene. Io vi saluto e ci vediamo dopo, dai.
Andate. Va bene, no, va bene. Cracker. Piantare alberi era una delle principali attività dei monaci nell'area del Casentino. Un grande castagno si fa narratore della storia del territorio e rimanda ai monaci benedettini che già 1000 anni fa iniziarono a lasciare il segno della loro ricerca di silenzio, della loro scelta di vita. Un segno tangibile ancora oggi in eremi, monasteri e abbazie, ma anche nel volto stesso dell'ambiente. Le foreste casentinesi sono il risultato della selvicoltura unita a un grande rispetto per la natura. I monaci di Camaldoli piantavano soprattutto l'abete bianco. La sua altezza elegante e slanciata simboleggiava l'altezza di contemplazione dei camaldolesi, che dovevano avere gli occhi della mente fissi sulla verità del cielo. Questi luoghi, dove si narra sia passato anche Francesco d'Assisi, sono intrisi di un misticismo che permane ancora oggi. La bellezza del paesaggio ne amplifica la storia. Il silenzio invita a porsi in ascolto di una natura che sussurra, piano, la sua forza. Dal mondo terreno materiale è lunga rispetto a quella effettiva tra luoghi dello spirito e centri abitati. In pochi chilometri il verde può cambiare tonalità
e accogliere quei borghi storici che i monaci si lasciavano alle spalle. Parente o reale, ha a che fare con la geografia, ma forse anche con la capacità di spingersi in alto per vedere le cose da un altro punto di vista. Allora raga, questi sono i cioccolatini che ho mangiato tra ieri sera e stamani, uno solo ovviamente per volta, e sono stra buonissimi, ve li straconsiglio perché sono troppo buoni. Troppo. Colpo di genio. Yeah. La tosse calmandola e riducendo negli attacchi. Levoto, un colpo mirato contro la tosse. Su canale 5 si riparte alla scoperta di un paese unico. Che fate? La mia parte è chiusa. L'hai aperto il tuo? Vedo poco, però poi la chiusi, e la parte fredda, d'accordo? Questa settimana da Aldi tra le offerte, come verana padano d'otto grattugiato da 200 grammi a 2,50 euro e clementine da 2 kg a 2 euro. Anche a Natale? Prendi meno, vivi meglio! Auguria! Stiamo parlando, si è aperto o meno la finestra per far arricchire un po' la stanza, abbiamo parlato in gaudete per quello. Guardarsi negli occhi, sentire lo stesso respiro, lo stesso calore, lo stesso sopar, sta passando la pubblicità. No, la Viviana. La Viviana cos'è? Perché è andata a portarci le cose, fa a portare questa botta tutta rotta. Lui è andata, io che saranno le tutte e due. Beh, io da solo non può fare. Speriamo che non si faccia male. Oh no, non dirlo manco per lei. Non mi dire. No, basta, non ho mangiato. Non ho mangiato altro, l'ho solo capo. Cosa c'è scritto? Qualche cosa più dura. Un giorno. Amore? Non dico. Un dette. Vabbè, non importa, dai. Io. Cosa? No, cosa? Tapioti, scrivi, riposi, carini. No, è solo il certificato di qualità del consumatore. Ma chi si è posato le penne a farmela? Sto vietacillo, dov'è la cartaccia? Dammi la carta di plastica. Hai una mano, me la dai? Sto, pida. Anda, qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale. Ma non veniva. Quanta roba che c'è. Ecco qua. La lampada calda, la scatola di cioccolatini. Vi sto indicando, guardate che pubblicità che sta passando attraverso la tele. Vedete? La colla per tutti i bambini del mondo, vedete? Buon Natale! Anzi, buone feste, no? Papà? Pierlena, adoro questa pubblicità. Troppo bella, mi piace da matti. La mia preferita questa pubblicità, ma la mia preferita ancora di più è Sephora. Bellissima, bellissima, bellissima. Adoro!
Ah, me la verde, ecco, capito. No, aspetta, dalla parte degli animali. Oppure no? Non l'ho capito bene. Sì, l'arca di Noè, infatti, qualcosa del genere era. L'arca di Noè, bella d'oro. Mediaset. Vedete che bella televisioncina che abbiamo? Bella televisione, eh? Bella bella. Con tutti i programmi della Mediaset. Papà. Che bel sole, c'è un bel sole, c'è, cioè. Sta proprio bene col sole, dall'altra parte è un po' nuvoloso, sembra nuvoloso ma non lo è, invece qua c'è un bel sole, aspettate un attimo, eccoci qua. Un po' franco, questo è quello che vi ho fatto vedere io, che vi volevo far vedere io, vedete? E nulla, questo è tutto il programma che ho io in questi giorni, anzi per tutta la settimana e per tutto l'anno, ma vabbè, dettagli e niente. Quindi in teoria dovrei completare tutte quelle caselle che sono lì, ma non ne ho zero voglia, prima o poi se faccio in tempo le completo, non lo so, vediamo, si vedrà nel momento, perché con tutte quelle medicine che sto prendendo non so quanto riuscirò a stare. No comment, vabbè, lasciamo stare che è meglio. Bene ragazze, io adesso vi saluto perché sennò il video diventa troppo lungo e già mi sento che è troppo lungo, quindi a dopo, anzi al prossimo video. Ciao, like, commento e attivate la campanella. Ciao, iscrivetevi.